È lotta contro il tempo per poter aprire all'attività estiva la piscina Colzi Martini di via Roma. Ad oggi l'ingresso all'impianto è consentito solo alle società sportive agonistiche per una disposizione dell'ASL. Una situazione che sta creando del malcontento tra gli utenti dell'impianto sportivo, abituati con i primi caldi a recarsi in via Roma per fare una nuotata e passare qualche ora al sole. Il cronoprogramma stabilito tra l'ASL e il Comune, dopo che in fase di collaudo era stata negata l'autorizzazione all'apertura al pubblico per un problema alla pavimentazione a bordo vasca, prevede la conclusione dei lavori entro i primi di giugno. Poi serve il parere favorevole dei tecnici dell'azienda sanitaria. E solo a quel punto la struttura sportiva verrà consegnata al gestore CGFS. Nel caso in cui invece sorgano altri problemi, allora bisognerà pensare a una soluzione alternativa. Ma i tempi sono decisamente stretti e quindi l'apertura potrebbe essere veramente a rischio. Intanto l'assessore allo sport Luca Vannucci sta valutando anche come affrontare la gestione dei lavori alla vasca e alle spogliatoi che dovrebbero iniziare a durare per tutto il 2023. Non possiamo permetterci di farci trovare impreparati, spiega. I soldi sono stati stanziati e i mutui sono pronti, ma il problema di come gestire le varie attività resta. Di fatto l'impianto mostra tutti i suoi anni. Nel corso del 2022 è stato chiuso per un guasto al pallone, che è stato poi comprato nuovo, ma appena montato è sorto il problema della pavimentazione, un tunnel in cui non si intravede la luce.